AutoCAD mi riferisco ad AutoCAD Full, non ad AutoCAD RT. Difatti vedete che io qui ho dei menu, questo menu si chiama topografia, questo si chiama pregeo, questo si chiama geomap, questi sono quelli che appunto si chiamano tecnicamente degli applicativi AutoCAD. No? Voi sapete che l'AutoCAD permette a terze software house di sviluppare dei programmi che diventano appunto gli applicativi che si possono agganciare ad AutoCAD e diventano questi menu aggiuntivi che vanno ad aggiungersi ai menu nativi di AutoCAD. Questo lo dico perché saprete probabilmente che invece l'AutoCAD RT, uno dei limiti che ha, è che non permette di caricare questi applicativi. Questo per dire che allora questo ZWK, questo clone, è effettivamente pari ad AutoCAD Full. Allora uno potrebbe dire, ma allora qui qual è la differenza? La differenza è il prezzo. Sapete che AutoCAD Full costa ancora 4.500 euro, questo noi lo vediamo in listino a 400-500 euro, quindi 10 volte meno. Poi invece vedremo che alla fine mi prenderò un minuto di commerciale e vedremo che a chi partecipa a questi incontri, come oggi voi, riusciamo a fornirlo a un prezzo tracciatissimo di 150 euro. Però di questo lo lasciamo alla fine perché io vorrei essere un intervento tecnico e non commerciale. Dicevo ecco allora che io adesso cosa faccio qui? Mediante questo menu vado a caricare un file raster, una mappa scansionata, e quindi un file raster che è in formato PNG. Questo naturalmente è un intero foglio di mappa della provincia di Pistoia, me l'ha appunto fornito Carlo Cinelli, no? E chiaramente voi non avete ancora le mappe scansionate qui alla Verinanza, le avete, ma non sono ancora disponibili, speriamo che ve la rendano disponibili al più presto, e quindi non avete la possibilità di caricare un intero foglio di mappa. Quello che potete fare però è richiedere un estratto di mappa della zona interessata, scansionarlo voi con un vostro scanner e poi quindi ottenere un file raster, un file immagine e poterlo caricare sui software come sto facendo io adesso. Quindi allora, ecco, vediamo qual è il problema di avere una mappa raster ma non georeferenziata, no? Noi abbiamo girato tutta l'Italia, questo qui è il 53esimo, 54esimo, ormai abbiamo perso il convegno che abbiamo fatto, siamo andati dalla Sicilia, Sardegna, Piemonte, Lombardia, Puglia, eccetera, no? E diciamo che ormai più del 60% delle province italiane hanno scansionato le mappe, normalmente lo ha fatto proprio il collegio, questo ha fatto una convenzione con l'agenzia, hanno scansionato le mappe, sono accollati il costo come collegio e poi le hanno distribuite ai giovani, agli iscritti. E lì però il problema è che anche loro che hanno le mappe scansionate, diciamo che non ne possono fare un gran uso. Perché? Perché vedete, io adesso ho caricato questa mappa sul CAD, però se adesso io vedete utilizzo qui il comando classico del CAD, ottimizzare le coordinate di un punto, e vado vedete a chiedere proprio le coordinate del vertice in basso a sinistra del mio file raster, vedete che il CAD mi risponde semplicemente queste coordinate sono 0, 0, 0. Quindi io quando carico una mappa raster, che sia un intero foglio, che sia un estratto che voi chiedete al catasto o meno, il CAD te lo piazza con coordinate 0, 0 nel punto in basso a sinistra. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che io qui non ho coordinate mappa, no? Se io volessi, se andassi a cliccare questo crocicchio qui, non è che ho le coordinate segnate in mappa, ho coordinate che sono riferite allo 0, 0 in basso a sinistra. Quindi questo è un primo problema. Un secondo problema lo vediamo se andiamo a chiedere la distanza che c'è, ad esempio, tra il vertice in alto a sinistra e quello in alto a destra. Cioè se io sto chiedendo la larghezza di questo file raster. Vedete qui ho chiesto la distanza e mi dice questa larghezza è 8.768. Uno potrebbe pensare che questi fossero metri, ma è chiaro che un foglio di mappa non è largo 8 km e 700 metri, no? Tanto è vero che se noi andiamo ad ingrandire questo primo parametro sulla sinistra, vediamo qui abbiamo scritto che destra è meno 34.600. Se andiamo a fare la stessa operazione sul parametro più a destra, qui troviamo meno 32.800. Se facciamo la differenza, capiamo che tra questi due parametri esterni ci sono 1.800 metri. Poi c'è la parte che va a destra di questo e a sinistra di quest'altro. Quindi diciamo che
Grosso modo questo foglio di mappa è largo 2000 metri circa. Allora perché il CAD mi ha dato 8700 euro di cosa? Cosa sono quelli 8700 euro? Quelli 8768 appunto non sono metri ma sono i pixel di cui è composto il file raster. Voi sapete che un file di immagine, appunto file raster, è composto da una serie di quadratini di dimensioni molto molto piccole, che ciascuno di questi quadratini ha un suo colore, messi insieme a mosaico danno l'impressione dell'immagine. Poi lo vedremo in maniera molto particolareggiata. Quindi il problema qui è che io, se ho un file raster non georeferenziato, oltre che non avere coordinate mappa, non ho neanche unità di misura in metri, ma ho unità di misura in pixel. Lo capiamo ancora meglio, no? Se io adesso vado a chiedere la distanza che c'è tra due parametri consecutivi. Questa è una mappa normale di scala 1:2000, per cui io mi aspetterei che, se chiedo la distanza che c'è tra un parametro e quello successivo, mi aspetterei di trovare 200 metri, invece trovo 789, perché questi sono 789 pixel. Quindi diciamo che uno che ha in mano un file raster non georeferenziato, l'utilizzo che può farne è molto scarso, io vorrei dire quasi nullo. È chiaro che se vado a ingrandire capisco come sono le particelle, capisco un po' la situazione, però non posso né prelevare coordinate in metri, coordinate mappa, e né avere appunto misure in metri, perché il file non ha ottenuto a metri. Da qui nasce l'esigenza di georeferenziare le mappe. E allora vedete, l'Agenzia del Territorio ha emanato una direttiva nel maggio 2008 che ha proprio per titolo disposizioni operative in materia di fornitura delle mappe catastali di impianto per le attività di acquisizione in formato digitale. Questa è la direttiva che l'Agenzia ha emanato agli uffici provinciali, in cui si dice come vanno fatte, da un lato, la scansione, no? Quindi il passaggio dalle mappe cartacee ai file raster, e dall'altro la georeferenziazione. Infatti si divide in due parti questa direttiva. La prima parte riguarda l'acquisizione digitale, quindi la scansione. Qui si dice che scanner va usato, la risoluzione. Questa ve la salto, perché poi questa riguarda chiaramente la società, l'azienda che farà la scansione. A me interessa invece farvi capire questa seconda parte, che parla di come va fatta la georeferenziazione delle mappe originali di impianto. E qui vedete c'è una prima frase, questa riga e mezza, che dice qual è l'algoritmo di calcolo utilizzare. Qui si dice: tali procedure prevedono l'acquisizione di 9 procicli mappa. I procicli mappa sono ovviamente gli incroci dei parametri di mappa, e l'esecuzione, qui manca il D, sarebbe di una rotazione a 4 parametri con un solo fattore di scala. In questa riga e mezza è scritto l'algoritmo di calcolo da eseguire. Uno potrebbe dire: ma una riga e mezza per scrivere l'algoritmo? In realtà, in questa riga e mezza, effettivamente, per chi se ne intende in queste cose, ci sono tutti gli estremi per individuare l'algoritmo di calcolo. Qui però vedete che io poi ho evidenziato un'altra frase, perché qui si parla di 9 procicli in senso assoluto. In realtà qui si dice: il processo di orientamento da effettuare con la massima cura e precisione. Ecco, questa sembra una frase banale, no? Questo da effettuare con la massima cura e precisione sembra una banalità, no? Perché è chiaro dove metterci cura e precisione. In realtà vedremo poi che ha un significato molto molto preciso e da tenere nella massima considerazione, lo vedremo dopo. Ecco, va eseguito il processo su almeno 9 punti di controllo. Qui c'è la parola almeno, vuol dire che i 9 procicchi non sono un fisso, sono un minimo. Io devo prendere da 9 in su. Poi si dice anche che i punti di controllo devono coincidere con i procicchi dei parametri ed essere uniformemente distribuiti sulla mappa e, ove possibile, lungo la sua cornice o in corrispondenza degli spigoli. Cosa vuol dire? Torniamo sul CAD. Vuol dire che i 9 procicchi, io è inutile che li vada a prendere tutti in centro del foglio, tutti da un lato, tutti da su un angolo. Devo cercare di prelevarli lungo i bordi, lungo la cornice, in maniera uniformemente distribuiti, in maniera tale che il calcolo viene più accurato. Questo è il significato di quella frase. Poi qui la direttiva pone anche dei controlli sugli scarti con queste due altre paragrafi qui. Qui dice: l'entità massima degli scarti tollerabili di distanza planimetrica è di 0,25 mm grafici. Mi accennava stamattina Carlo Cinelli, no? Questo è il famoso errore di graficismo
perché quando sono state create le mappe catastali, sapete che usavano pennini 0,18, 0,20, che poi una volta lasciato un tratto diventava di circa 0,25, per cui loro dicono se tu commetti errori entro questo valore, cioè commetti un errore che si confonde con lo spessore stesso delle linee segnate in mappa, allora l'errore è accettabile. Se superi questo valore, allora lo scarto comincia a non essere più accettabile. Qui naturalmente non serve dire che 0,25 mm grafici sono 50 cm in scala 1-2000. Poi qui la direttiva pone anche il controllo sulla scala della mappa. Perché questo? Perché quando io dico che ho una mappa in scala 1-2000, quel 2000 è soltanto il valore nominale. Perché la mia mappa non sarà più purtroppo in scala 1-2000, sarà in scala 1-2000, qualche cosa, oppure in scala 1-1999,9 qualche cosa. Perché questo? Perché le mappe si sono deformate, no? La mappa ha subito delle deformazioni. Allora, quali sono state le deformazioni? Noi ne abbiamo individuati di tre tipi. La prima è proprio un peccato originario, cioè dovuta alla creazione stessa delle mappe. Noi lunedì eravamo a Pescara, lì c'era il geometra Di Pietro, che ha 92 anni circa, e lui è salito sul palco, non molto in gamba, e ci ha un po' raccontato come faceva. Lui è stato uno di quelli che le mappe di impianto le ha create, no? Lui diceva, a noi ci arrivavano i fogli di mappa, le canapine da Fabriano, già con i parametri tracciati a 10 cm di lato, no? E noi come prima cosa dovevamo verificare se effettivamente erano 10 cm esatti. E avevamo la direttiva che se trovavamo uno scarto che in scala superava i 50 cm, quel foglio andava eliminato. Poi lui ha aggiunto, lì dipendeva molto dal tecnico, c'era il tecnico coscienzioso che di fatto scartava il foglio perché trovava questi scarti, e c'era il tecnico che ne fregava poco e che il foglio lo teneva. E quindi voi capite che se già lì non è stato mantenuto fermo 10 cm tra i parametri, si è già creato lì un primo problema di deformazione. Al comune di Firenze l'anno scorso c'era un altro vecchio catastale quasi novantenne, lui invece diceva, perché c'erano due sistemi, loro avevano invece una dima di alluminio con i forellini ogni 10 cm di lato e dovevano puntare il pennino tenuto perfettamente a piombo su questi forellini in modo da creare il reticolo da 10x10. Poi lui diceva, dopo un po' di ore il piombo del pennino magari si inclinava un po' e quindi anche lì c'era il problema che poi questi 10 cm non erano perfettamente mantenuti. Quindi se già lì è successo queste imperfezioni, è chiaro che si è creata una prima deformazione, non è una deformazione, è proprio un difetto originario. Però noi, avvicinando per l'Italia, abbiamo visto che è un fenomeno molto limitato questo, perché abbiamo visto che in effetti quando hanno creato le mappe catastali hanno agito con grande diligenza, quindi non è quello il maggior problema. Il maggior problema è l'uso del tempo, perché le mappe di impianto sono mappe che hanno dei 50, 60, 70 anni. Noi siamo stati anche nelle province di confine, a Varese hanno le mappe napoleoniche del 1810-1820, quelle hanno due secoli di vita. Ma comunque, anche se hanno 70 anni, diciamo che è evidente che sbalzi di temperatura, sbalzi di umidità, eccetera, le hanno inevitabilmente deformate. Poi naturalmente dipende da come sono state conservate, però gli anni passano, come per noi passano anche per la carta, no? Quindi quello è il motivo principale della deformazione. Poi c'è un terzo che molti non considerano. Io non ho mai sentito nessuno che mi parli di questo terzo problema, che è quello dovuto allo scanner, no? Perché le mappe vengono scansionate, vengono passate allo scanner. Questa direttiva, io ho saltato la parte sopra, dice di usare scanner possibilmente piani, non a rullo, perché il rullo le deforma di più. Io ho visitato la società di Bologna che ha, credo, scansionato le mappe di quasi tutti i collegi del centro-nord Italia, è un'azienda molto qualificata in questo lavoro qui, hanno uno scanner planetario, vuol dire che ha l'obiettivo in cima, poi ha un pianale, la mappa viene messa sul pianale, poi ha dei forellini che la tengono lì su pianta per ventosa, quindi costa 180.000 euro questa macchinetta, quindi da lì capite la qualità che può avere, no? Però ecco, già loro dichiarano che su un foglio di mappa da 1 metro per 70, nella diagonale, dichiarano una tolleranza di 1 millimetro.
e un millimetro sono comunque 2 metri di scala 1-2000, no? Quindi c'è purtroppo anche questo problema della scansione. Abbiamo visto realtà molto variegate, noi abbiamo visto le mappe della Basilicata quando siamo stati a Potenza, a Matera, e lì hanno usato uno scanner a rullo e secondo me, io l'ho detto al responsabile della regione Basilicata con cui siamo in contatto, ho detto guarda, secondo me le dovete rifare perché queste qui non va bene, insomma, no? Poi vedremo adesso come si fa a controllare se va bene o no. Quindi, tornando alla direttiva, qui la direttiva dice che la differenza di scala tra la scala nominale, il 2000 che dovrebbe essere stata la mappa, e la scala effettiva, cioè quella in cui si trova la mappa allo stato in cui è, non deve superare 5 per 1000. Questo è il controllo che va fatto. Quindi questa è la direttiva, e io torno sulla frasetta dell'algoritmo, perché mi piace poi anche che le cose si possono un po' capire anche concettualmente. Vedete qui si parla di una autofrazione a 4 parametri con un solo fattore di scala. Cosa vuol dire questo? Qui per far capire questo ho predisposto un filmatino, che è questo qui, no? Perché, vedete, la situazione in cui ci troviamo noi è questa. Noi abbiamo una mappa raster che abbiamo detto che, anziché avere le coordinate cartografiche della mappa, ha coordinate locali, cioè ha lo 0, 0 nel punto in basso a sinistra. Per cui vedete che io la mappa l'ho inclinata in maniera brutale, no? L'ho messa molto inclinata. Perché questo? Perché purtroppo si innesca anche un problema di orientamento al nord. Perché vedete, se io torno sul CAD e vado a ingrandire questi parametri verticali qui, vedete, questo parametro qui sembrano perfettamente verticali, quindi perfettamente orientati a nord. E invece purtroppo non è così. Perché non è così? Io sono andato a vedere come fanno appunto la scansione a Bologna, questi di Bologna, e loro hanno fatto uno scanner molto, molto evoluto, però poi c'è una persona, c'è l'operatore, e questo qui c'è la signora, io ho visto. Lei prendeva il foglio di mappa, lo metteva sopra il pianale, poi aveva una riga, no, da rispettare, e doveva posizionare il foglio in modo che il bordo coincidesse con quella riga, in modo che fosse esattamente orientato giusto. Però voi capite che per quanta cura questa persona ci metta, commetterà sempre un piccolo errore di orientamento. Probabilmente io qui l'ho esasperato perché si capisca, ma per far capire che c'è questo problema di correggere e andare esattamente a orientare la mappa sul nord. Quindi questa è la situazione di partenza. Poi abbiamo detto che la mappa ha unità di misura pixel e non metri, e allora vedete, si chiama trasformazione a 4 parametri perché io, se voglio portare il mio file raster ad avere coordinate mappa, ad essere orientato giusto a nord e ad avere unità di misura metri e non più pixel, devo impartirgli ben 4 movimenti. Questi 4 movimenti sono, vedete, da prima una traslazione in senso est per portare l'origine della raster a coincidere con il nord cartografico della mappa, poi devo fare un'analoga traslazione in senso nord per portare l'origine esattamente su quello cartografico, poi siccome vi ho detto che il raster è facilmente disorientato, devo impartirgli una rotazione per portarlo giusto sul nord. E poi abbiamo detto che il raster è in pixel e noi dobbiamo portarlo in metri, per cui dobbiamo applicare una variazione di scala. Questi sono i 4 movimenti che si devono fare per fare questa trasformazione. Per questo si chiama a 4 parametri. Bene, adesso noi vediamo come questa georeferenziazione si fa con il nostro software GeoMap. Allora, vedete, io lancio il programma GeoMap. Questo è un programma appunto per georeferenziare le mappe. E da qui vedete cosa faccio io. Adesso richiamo esattamente il foglio di mappa che abbiamo aperto nel CAD. Il foglio di mappa si apre su questa schermata. Non preoccupatevi se vedete le linee sgranate, perché qui viene adottata una tecnica per cui lui va a definire la risoluzione man mano che zoomo, man mano che ingrandisco. Questa è una tecnica che permette di caricare file raster anche molto pesanti, no? Ecco, la direttiva dell'agenzia del territorio parla di 200 punti per pollice, poi in realtà sono state province, Pisa per esempio ha usato 600 punti per pollice, hanno file da 400 MB che non carichi neanche sull'AutoCAD, no? E questo è un problema, quindi noi qui abbiamo usato questa tecnica per cui qui appena lui ce l'ha in intero gradimento, la vedi un po' gradata, poi man mano che lui va a definire quella zona. Allora qui noi abbiamo detto che questa georeferenziazione si basa su
minimo 9 crociti mappa. Allora vedete, io qui intanto c'è da dire che il programma del CNA ha ben 6 di georeferenziazioni, noi oggi ne vedremo soltanto 2, le altre servono appunto nei casi in cui non esistono i parametri di mappa, nei casi particolari, nelle mappe napoleoniche che sono molto deformate, eccetera. Io invece penso che quelle di Avellino siano classiche con parametri e tutto, no? Quindi vediamo semplicemente questa catastale e quella parametrica. Qui allora io cosa faccio? Io premo questo bottone in crocicchio e vado adesso con lo zoom a dargli questi 9 crocicchi. Naturalmente qui io seguo la direttiva che mi dice di andare a prendere i crocicchi lungo i bordi possibilmente della mappa, del foglio di mappa. Vedete, allora qui non so se si vede la crocettina rossa, io vado con il cursorino rosso, vedete, vado a collimare esattamente questo primo crocicchio, lo clicco e qui il programma mi dice, quindi se tu mi hai cliccato questo crocicchio, dammi le coordinate mappa di questo crocicchio. Naturalmente qui le leggo direttamente sul foglio e dico che questo crocicchio ha come est meno 34.600 e poi come nord ha 53.600. Quindi gli ho attribuito le coordinate mappa di quel crocicchio. Premo OK, vedete qui appare questa crocettina blu e naturalmente adesso procedo in questo senso. Anche qui per andare a seguire la direttiva vado adesso circa sulla mezzeria del foglio orizzontale, vedete? Qui ecco, facciamo una cosa, teniamoci in mente questo valore nord, 54.200, perché adesso vi dico cosa vuol dire quella frasetta della direttiva dell'agenzia che dice che va usata la massima cura e precisione. Quella frasetta lì vuol dire questo, vuol dire che io il crocicchio lo devo ingigantire a questo livello qua, vedete? Perché allora qui vedo i famosi pixel della mappa. Questi quadratini qui che vedete hanno un colore, una tonalità diversa l'uno dall'altro, sono i famosi pixel di cui parlavo prima. E allora se io gradisco in questo modo qui, mi rendo conto che il parametro verticale sono queste due colonne di pixel, mentre quello orizzontale sono queste tre righe di pixel. E quindi adesso riesco a stimare che il crocicchio è esattamente, vedete, questa mezzeria qua e lo clicco esattamente in questo punto qua. Poi capiremo perché è così importante metterci questa precisione. Lo capiremo quando sapremo quanto largo è uno di quei quadratini in metri, ok? Qui vedete che io ho cliccato il crocicchio e il programma mi dice che l'est è rimasta quella di prima e me lo propone già lui perché lui si rende conto che sono rimasto sullo stesso parametro verticale. Quindi naturalmente qua adesso devo andare a dargli il nord era 54.200, avevamo detto, per cui gli abbiamo dato il nord e quindi abbiamo dato questo crocicchio con questa precisione qua. A questo punto andiamo avanti, andiamo adesso su questo qua in alto, naturalmente se non sto più qui a ingrandire, se no ci metterei troppo tempo, mi accontento di una... un ingrandimento molto approssimativo e clicco a questo punto, qui vedete che il programma mi propone sia l'est, perché sono rimasto sullo stesso programma, ma anche il nod, vedete? Come ha fatto a propormi anche il nod, senza che io lo visiti a tastiera? Lo ha calcolato in proporzione esattamente, perché lui ha capito che mi sono spostato dello stesso numero di parametri rispetto ai primi due e quindi mi ha proposto anche il terzo. Questo significa che il programma agevola molto le operazioni perché dopo i primi due crocicchi tutte le altre coordinate le propone direttamente già lui, no? Adesso lo vado anche qua a mezzeria del foglio, anche qui non sto più di tanto a dire per non annoiarmi troppo, vedete qui le coordinate sono sempre già proposte al programma. Adesso andiamo esattamente sul centro di questi due parametri qui, anche qui clicco un po' a casaccio, no? Andiamo qua in cima, clicco questo. Quindi abbiamo fatto il parametro all'incirca di mezzeria del foglio e poi andiamo a fare quello più a ovest, quello più a est, clicco qui, anche qui vedete le coordinate, posso anche confrontare, vedete che qui mi dà esattamente i errori scritti in mappa, vuol dire che i calcoli li ha eseguiti correttamente, poi andiamo su quello di mezzeria, perché dobbiamo fare il minimo 9 dei crocicchi, no? Quindi clicco questo di mezzeria e poi termino con quello in alto, anche qui senza tanto preoccuparmi di ingrandire, e anche qui vedete che le coordinate si corrispondono a quelle scritte in mappa. Quindi adesso noi cosa abbiamo fatto?
abbiamo dato i nostri 9 crocicchi, che sono quel minimo che dice la circolare del territorio. Questi crocicchi, se alziamo qui la tabellina, vedete che il programma li ha registrati in questa tabella qui sotto, e ha registrato le coordinate raster, cioè i pixel rispetto allo 0, 0 in basso a sinistra, e le coordinate di mappa che gli ho dato io. A questo punto noi siamo in grado di fare la georeferenziazione. Basta premere questo bottone calcola, quindi premo il bottone calcola, e ottengo i valori georeferenziati. Vedete, qui trovo est georeferenziato, nord georeferenziato. Andiamo a vedere questi valori qua. Qui c'era, il valore nominale era 34.600, qui è diventato 34.600,12. Il nord era 53.600, è diventato 53.600,05. Ci sono questi 12 cm e 5 cm di differenza. Perché ci sono queste differenze rispetto ai valori nominali? C'è qualcuno che se la sente rispondere? Ho detto che faccio domande, quindi non c'è solo da ascoltarvi. No, perché la mappa vi ha detto che è deformata. E quindi se la mappa è deformata è chiaro che lì saltano fuori i valori che sono quelli deformati. Per quello non trovo esattamente i valori di mappa, no? E purtroppo questa georeferenziazione non rettifica la mappa, fa solo una georeferenziazione, non fa anche una rettifica della mappa, cosa che vedremo invece dopo. Qui vedete allora gli scarti, hanno detto devono essere dentro i 50 cm, io qui ne ho uno per esempio di 92 cm. Però attenzione, questi 92 cm possono essere benissimo dovuti al fatto che uno di quei crocicchi che ho applicato un po' alla carbona, si dice da noi, no? Che ho applicato senza domare un po' a casaccio. Quindi io non mi stanco mai di ripetere, bisogna metterci quella cura e precisione che dice la circolare. Allora io, se avessi ingrandito bene, forse anche prendere la meseria dei crocicchi come ho fatto solo con uno all'inizio, allora sì, potrei dire questi sono 92 cm dovuti alla deformazione della mappa. In questo caso invece quasi sicuramente sono dovuti alla mia imperizia, perché li ho applicati un po' così. Diciamo che se fossi invece certo di aver operato correttamente e trovo i 92 cm di scarto, il programma mi permette di andare a disattivare questo punto. Vedete che è scomparsa la X in questa colonna considerare? Vuol dire che adesso io rilancio il calcolo, questo crocicchio non viene più considerato nel calcolo e gli altri vedete che sono tutti migliorati, perché non risentono più di quel crocicchio che andava fuori tolleranza. Questa è la logica. Per questo motivo, diciamo, non andrebbero mai presi 9 crocicchi, dovrebbero essere presi 12, 13, 14, in realtà che poi io ho sempre la possibilità di scartarne 3, 4, 5 e mantenerne 9 buoni. Questa è la logica. Ecco, qui poi è interessante vedere questi risultati qua sopra. Vedete, questi sono i famosi 4 parametri che vi ho fatto vedere con l'animazione prima, no? Vedete qui, questo est e questo nord sono le due traslazioni est e nord per portare il raster ad avere coordinate mappa. E, per dirla in parole semplici, questo est e questo nord sono le coordinate del vertice in basso a sinistra della mappa raster. Poi lo vedremo nel caso. Poi qui vedete la rotazione. Vedete, qui il programma dice, guarda che io, per portarti questa mappa raster esattamente orientata a nord, ho dovuto ruotarla di, in senso antiorario, vedete che c'è il meno davanti, di 2,88 centesimi di grado centesimale. Che uno dice, beh, 2 centesimi di grado, cosa sono? Ma qui stiamo parlando di angoli, Quindi un angolo poi a distanza di chilometri sono metri e metri e metri, un angolo di piccolo. Il dato più interessante però è questo del fattore di scala, 0,25 roti. Sapete cos'è questo valore qua? Adesso andiamo a ingrandire di nuovo qui uno di questi parametri, perché andiamo appunto a rivedere il pixel, quel 0,25 è esattamente la larghezza del quadrato dei pixel, no? Quindi vuol dire che ciascun pixel di questo file raster è largo 25 cm. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando io clicco i crocicchi, se sbaglio di un pixel solo, sbaglio di 25 cm. Se sbaglio di 2 pixel, sbaglio di 50 cm. E mi sono già bello che mangiato la tolleranza apposta per la circolare. Per questo dico, bisogna sempre agire con la massima cura. Questo è il valore di questo dato.
E a questo punto dice, beh, se io ho fatto la mia geolocalizzazione, cosa me ne faccio adesso di questa roba qua? Me ne faccio degli export, il programma esporta dei formati, il primo formato è il GeoTIFF, non so se sapete o ascoltato sulla circolazione dell'agenzia del territorio, dice che le mappe vanno scansionate su file TIFF. E file TIFF è il primo file grafico uscito, no? Il file GeoTIFF è sempre un file TIFF che però contiene all'interno le informazioni della georeferenziazione. Per cui adesso io, se da qui mi salvo il file GeoTIFF e poi lo apro sul CAD, non mi andrà più a 0,0 nel verso in basso sinistra, mi andrà esattamente le coordinate mappa ed avrà misure in metri e non più in pixel. Questo è il GeoTIFF. Poi invece c'è il file TSW doppio, che serve quando il raster di disegno non è un TIFF ma è un PNG, un JPEG e altri formati. Quindi il programma esegue questi due export. Noi però ne abbiamo fatto uno più comodo, che è un DXF, perché sappiamo che poi tutti i nostri utenti lavorano con il CAD e quindi il DXF diventa molto molto comodo. Quindi adesso io cosa faccio? Clicco questo bottone, clicco creami il DXF con dentro la mia mappa georeferenziata, per cui si mette un pochettino, e poi da qui vedete lo apro con il CAD ordinato al DXF, e qui adesso vediamo la stessa mappa di prima aperta nel CAD, però qui adesso notiamo differenze sostanziali, perché vedete, se io vado a richiedere le coordinate del vertice in basso a sinistra, vedete che non trovo più 0,0, ma trovo coordinate mappa. E questi due valori, vi dicevo prima, sono esattamente questi calcolati dal software GeoMap. Sono le coordinate del vertice in basso a sinistra. Ma quello che è interessante qui è capire un'altra cosa, capire che se io adesso, come abbiamo fatto all'inizio, chiedo un'altra volta la distanza tra due parametri consecutivi, prima mi dava 700 e rotti metri, no? Quindi invece adesso vedo che mi dà 200,12, cioè mi dà 200 metri, però c'è quel 0,12. Perché c'è quel 0,12? Sempre per la deformazione della mappa, esatto, perché la mappa è deformata e, dicevo, purtroppo questa georeferenziazione non rettifica la mappa. Serve l'agenzia, perché lo dico, io prendo i fogli, li georeferenzio, li porto a coordinate cartografiche, li porto in metri, serve in molti casi perché, per esempio, ho visto comuni che le sovrappongono, no? Quindi tu sovrapponi tutti i fogli, ti vanno tutti a combaciare perché hanno tutte le coordinate cartografiche, però è difficile usarlo per le confinazioni, no? Perché qui la deformazione non è stata eliminata. Cioè, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io, per esempio, dico adesso, benissimo, ho la mia mappa georeferenziata ed è in metri, mi interessa ricavare un confine e allora mi interessa, per esempio, sapere la lunghezza di questa linea di confine qua, da qui a questo punto di confine qua. Lui mi dice che è 82,34, adesso io sono sicuro che sono metri, però io posso essere tranquillo che quelli sono 82,34 metri esatti? Posso essere sicuro? No, non posso essere sicuro. Per cui questa georeferenziazione purtroppo non va usata nelle riconfinazioni. I miei due amici qua, Leonardo Guarani e Carlo Cinelli, più Leonardo Guarani però, mi fanno sempre grandi critiche perché mi dicono, ah, tu perdi mezz'ora a spiegare una cosa che non serve a niente. E invece io perdo mezz'ora proprio per spiegare che non serve nelle riconfinazioni, no? Perché a me è capitato di vedere e di sentire dire anche che ci sono geometri che, siccome dicono c'è tanto di direttiva sia territorio per la georeferenziazione, quindi io uso quella lì, è ufficiale, me l'ha detto l'agenzia del territorio, uso quella lì, questo geometri come voi. Ma il problema è che anche i giudici tendono a pensare così. Se c'è un CTP che dice che ha usato questa georeferenziazione perché è stata, è quella, diciamo, impartita dal sia territorio, il giudice ha messo, allora se ha usato quella che ha detto dal sia territorio, allora dice va bene quella, hai voglia di spiegargli che invece non è quella corretta, che non toglie la deformazione, eccetera eccetera. Poi su questo Leonardo credo che ci tornerà, perché è un problema quando una cosa è ufficiale, si tende a pensare che sia quella che va bene, e invece purtroppo in questo caso non è così, perché questa agenzia del territorio, ripeto, ha un ambito circolare per loro usi, non per le riconfinazioni. Non è scritto là sull'oggetto che è la geolocalizzazione da fare per riconfinare.
Per il confinato ne vado dall'altro lato delle altre tecniche, adesso ne vogliamo ancora una, che abbiamo chiamato parametrica. Vedete che cosa faccio? Riapro lo stesso foglio di mappa di prima, che è questo qui. E adesso qui vado a riprodurre un esempio di riconfinazione che vi ha illustrato stamattina Carlo Cinelli. Vedete, lui doveva ricavare dalla mappa di impianto questa linea di confine, dai punti 11, 12 fino a 18, poi ne aveva anche uno ricavabile da un frazionamento, anche ma se io mi fermo su quello ricavabile dalla mappa. Per far questo si è appoggiato a degli spigoli di fabbricato, no? Poi vi ho fatto vedere anche le foto che erano questi spigoli qua, e quindi questa era la sua situazione, no? Per risolvere questo tipo di riconfinazioni, appunto, noi abbiamo creato una georeferenziazione che abbiamo chiamato parametrica. Perché parametrica? Perché si basa, vedete, sui parametri a cui io vado ad ingrandire la zona su cui lui ha operato, che era questa, questo è il confine, questi sono i fabbricati su cui si è appoggiato, e quindi diciamo questa era la sua situazione. L'abbiamo chiamata parametrica perché va ad agire sui quadrati formati dai parametri di mappa, per questo l'abbiamo chiamata parametrica. E allora lì cosa si deve fare? Io qui, prima di dire quello che fa il programma, cosa faccio? Torno un po' indietro nel tempo e faccio vedere questo bel libro, no? Parlavamo prima con qualcuno durante la pausa a pranzo, di Pier Domenico Tani, Aspetti tecnici di relazione normalmente ai confini, purtroppo è scomparso qualche anno fa, Pier Domenico Tani, ci ha lasciato in eredità questo libro. Io, che sono molto in contatto con la Maggioli, continuo a chiedere disperatamente che lo ristampino, perché secondo me, per uno che vuole fare riconfinazioni, questo è come il breviario per il parroco, no? Cioè, questo è il Vangelo da tenere sempre sotto mano, però non ci sentono, non lo stampano, eccetera. Quindi, lui, vedete, cosa diceva Pier Domenico Tani quando non c'erano i software, no? Quando c'erano i software si andava sulla mappa di impianto cartacea. Allora diceva, bene, tu devi ricavarti questo punto di confine qui. La prima cosa che devi fare è misurare la distanza tra i due parametri. Quella distanza lì dovrebbe essere 200 metri in scala. E invece misuri 201,1. Vuol dire che c'è stata una dilatazione. Poi misuri anche pure la distanza del parametro al punto di confine. E poi devi fare questo semplice calcoletto qua. Cioè, dici, il valore nominale era 200 metri, io ne ho misurati 201,1, faccio il rapporto e trovo il coefficiente di compensazione. Poi prendo la misura che ho misurato lì, la moltiplico per quel coefficiente, trovo la misura corretta, poi la sommo algebricamente al parametro e trovo la coordinata corretta. Questo è quello che diceva di fare per Domenico Tani. E questo è quello che si deve ancora fare, no? Al di là di altri che parlano di nuove tecniche, eccetera, eccetera. Perché su queste cose non è che noi che facciamo software non inventiamo niente. La topografia è stata inventata da altri, le riconfinazioni le hanno studiate personaggi come Aurelio Costa, Domenico Tani, che rispetto a noi dobbiamo sempre toglierci il cappello quando parliamo di questi personaggi qua. Noi quello che possiamo fare con i software è semplicemente aggiungere precisione. Perché qui si lavorava con lo scalimetro, invece adesso ingrandisco i pixel e vado a centrare i pixel con una precisione estrema, i calcoli li faccio con una precisione estrema, e mentre qui si lavorava un po' a mano, eccetera. Ecco, allora noi abbiamo chiamato questa georeferenziazione parametrica perché appunto il problema qui è questo, vedete, questi quadrati qui che coprono l'area interessata dalla riconfinazione sembrano essere quadrati perfetti, così a prima vista sembrano quadrati perfetti, belli, no? Orizzontali anche. In realtà io devo partire dall'assunto che non siano più dei quadrati perfetti, che i lati siano un po' inclinati, che non siano più 200 metri di scala giusti, eccetera. E quindi devo correggere. Ma intanto qui notate anche che qui adesso noi andiamo a lavorare solamente su questi due quadrati qui, no? Cioè, quando io faccio una riconfinazione e devo trovare questo confine qua, a me non me ne frega niente di georeferenziare l'intero foglio di mappa. Cosa volete che mi interessi georeferenziare intero foglio di mappa? A me interessa georeferenziare e correggere la zona di mappa che contiene il confine. Quello è il mio scopo. Tutto il resto del foglio, largo 2 km, cosa volete che me ne frega a me? Quindi c'è già questa prima differenza. E allora anche qui
siccome voglio che le cose poi si capiscano anche da un punto di vista concettuale, ho preparato un filmatino che è questo. Allora, siccome noi dobbiamo partire dal presupposto che quei quadrati lì non sono più quadrati perfetti, ma sono deformati, naturalmente la deformazione io la ingigantisco in maniera mostruosa perché si capisca, perché sono quasi quadrati, no? Ma la ingigantisco perché non la vedete. Io cosa devo fare? Dato un punto di confine che devo prelevare all'interno di un quadrato parametrico, io dovrei andarmi a misurare queste distanze qui, no? Orizzontale e verticale. Cioè, Tani qui cos'è che diceva di fare lui? Lui diceva, tu appoggi lo scalimetro sul punto di confine che devi misurare, che devi rilevare, prelevare dalla mappa. E poi tu misuri le distanze. Però qui c'è un problema, no? Io appoggio lo scalimetro su quel punto, ma poi come lo inclino lo scalimetro? Allora uno dice, beh, stai misurando i due parametri verticali, lo devi tenere orizzontale. Ma vabbè, prima devo riuscirci a tenere orizzontale, ma poi chi mi dice che i due parametri orizzontali non siano leggermente inclinati? E se uno è più inclinato di quell'altro, allora io lo scalimetro come lo dovrei? Voi capite che queste robe qui a mano non riesce a fare, a mano metti lì lo scalimetro, misuri e via, insomma. Mentre con i software si riescono a fare anche questi calcoli qua. Questa è l'aggiunta che dà il software, capite? E difatti, vedete qui, cos'è che fa il programma? Lui va a vedere come i due lati verticali, se sono paralleli bene, se non sono paralleli lui va a trovarsi il punto di intersezione distantissimo perché sono leggermente inclinati. Poi congiunge quel punto distantissimo con il punto che io clicco, da prelevare, e allora mi trova questa distanza qui. Adesso io banalmente ho scritto, supponiamo che questa sia 199, la stessa cosa il programma fa con i due lati orizzontali, e quindi lui trova esattamente queste due misure che riflettono esattamente la deformazione di quel quadrato. Cioè, non so se vi può essere chiaro. Adesso io lancio il filmatino e poi quello fa il programma. Va a raddrizzare il quadrato e lo porta esattamente a 200. Lo rilancio perché vedete che allora anche il pallino blu viaggia e si sposta. E si sposta nel senso che va ad assumere la posizione di come quando la mappa in quel quadrato non aveva mai subito nessuna deformazione. Quindi qui correggiamo la deformazione della mappa. Questo è il passo in più che si fa. Adesso lo vediamo direttamente sul programma, vedete. Anche qui allora andiamo a vederci le coordinate di questi colcicchi, questo è 34.200 che poi è negativo, il nord è 54.800 e allora qui come abbiamo visto prima, no? Vedete sono sulla parametrica, ho cliccato il bottone colcicchio, anche qui naturalmente adesso non vado a ingrandire molto cosa dovrei fare perché sennò ci metterei troppo tempo, ci accontentiamo di stare su questo ingrandimento. Allora qui dicono la destra è meno 34.200, il nord è invece, adesso qui è passato, il nord è 54.800 e gli ho dato le coordinate di questo primo crocicchio. Vado avanti, gli do il secondo, qui vedete che allora lui adesso mi propone già il nord perché ha visto che sono rimasto sullo stesso parametro orizzontale, l'est nel frattempo è diventato meno 34.000 tondi e poi da qui dal terzo in poi, come avete visto anche prima, le coordinate sono tutte e due già proposte, poi il programma le calcola in funzione degli altri crocicchi, no? Per cui vado qui, clicco quest'altro punto, le coordinate non serve, basta soltanto confermarle, no? Clicco questo crocicchio, clicco quest'altro crocicchio, quindi adesso abbiamo dato i primi due quadrati. Però c'è un problema perché qui vedete che Carosielli aveva preso questi due spigoli, il 3 e il 4, che è questo fabbricato, e vedete che sconfina i due quadrati sotto, per cui se voglio prendere quei due punti lì devo andare a prelevare anche questi crocicchi qua in basso di questi altri due quadrati. Vedete che è molto agevole l'operatività perché lui le coordinate le propone già da solo, no? Dopo i primi due crocicchi, quindi è molto semplice da usare, molto veloce, no? Bene, adesso noi abbiamo dato i crocicchi di quei quattro quadrati che mi coprono l'area interessata dalla mia riconfinazione. Adesso dobbiamo invece andare a prelevare due tipi di punti. I punti di inquadramento, no? Questi spigoli di fabbricato famosi, no? Che poi sono quelli che abbiamo visto nelle foto,
e poi dobbiamo andare a prelevare la linea di confine che dobbiamo ricostruire. Per fare questo qui basta schiacciare il bottone punti di dettaglio e andiamo man mano, il primo punto di inquadramento era questo spigolo, perché qui lo ingrandisco in maniera di misura in modo da applicarlo in maniera precisissima. Qui poi Carlo viene chiamato a partire da 1, 2, quindi anch'io adesso lo chiamo 1, questo punto qua. E poi vedete che il programma mi chiede se questo qui è un punto di inquadramento o se è un punto di tracciamento. Tracciamento sarebbe i punti di confine che poi devo tracciare, in modo. Questo caso è un punto di inquadramento, quindi lascio quella, quell'opzione lì. Poi ovviamente lui aveva preso qui, aveva preso questo, questa Madonnina, lui la chiama, lo chiamava Capitello, no? Madonnina lì che avete visto nella foto, come si direbbe qui in Campania? Madonnina. La cappellina. Allora, questo era lo spigolo, no? Perché qui di questo è il punto numero 2, poi aveva preso questi due spigoli fabbricati qua, quindi questo era il punto 3, questo è il punto 4, e poi ha preso questi due fabbricati qua sopra, andiamo a rivedere la stata di mappa, ha preso il 5 era questo, il 6 e il 7 era questo, quindi questo qui è il punto numero 5, il quadramento, e poi sopra qui ha preso questo che era il 6 e questo che è il punto numero 7. Quindi questi sono i punti di inquadramento che Carlo Cinelli ha preso in questa riconfinazione. A questo punto non ci resta che andare a rilevare alla stessa maniera anche la linea di confine che poi dobbiamo ricostruire sul posto. Qui non cambia niente, basta anche qui cliccare tutti i punti. Naturalmente adesso non sto più qui a ingrandire perché voglio far veloce, ma dovrei farlo, quindi clicco questo primo punto. Qui però vedete che lui i punti li aveva chiamati a partire da 11, quindi anche qui anch'io lo chiamo 11, questo punto qua, e poi gli dico che non è più un punto di inquadramento, ma sarà un punto da tracciare, no? Perché è il confine. Quindi questo è il punto 11, vado avanti velocemente, questo è il 12, questo è il 13, questo è il 14, questo è il 15 e questo è il 16. Quindi adesso io gli ho cliccato i punti confine. Quindi adesso noi abbiamo, cosa abbiamo fatto? E abbiamo dato i punti di inquadramento, fabbricati circostanti, e poi abbiamo dato la linea di confine. A questo punto, vedete, il programma cosa ha fatto qui? Ha registrato da un lato le coordinate sempre doppie raster e mappe, e qui invece ha registrato questi punti che abbiamo appena cliccato adesso. Vedete che i punti da 1 a 7 li ha indicati con la lettera I che vuol dire inquadramento, i punti da 11 a 16 li ha indicati con la lettera T che vuol dire tracciamento. Adesso allora possiamo fare anche qui il calcolo della georeferenziazione. Qui se state attenti, qui in queste due colonne est mappa, nord mappa, appena premo il bottone calcola, saltano fuori le coordinate di mappa di quei punti. E lì adesso durante questo calcolo mi ha fatto quella rettifica dei quadrati che vi ho fatto vedere con l'animazione. Anche qua allora dico, bene, adesso io ho fatto il mio calcolo, voglio ottenere il tutto su un disegno di XF. Faccio il disegno di XF, qui vedete che lui ci mette parecchio a creare l'XF, perché se lui rielabora anche i raster, cioè lui rigenera i raster riportando i quadrati a 200 per 200, cioè ci mette un po', perché lui fa questo lavoro qua, che adesso andremo a vedere direttamente aprendo l'XF sul CAD, eccolo qua, no? Questo è la situazione finale, vedete qui io ho i miei, intanto solo i miei quattro quadrati, no? E poi chiaramente ho i punti di confine, i punti di inquadramento, ma qui vedete che rispetto a prima, se io chiedo le coordinate del procicchio, qui non trovo virgola qualcosa, qui trovo esattamente i valori nominali, no? Se andiamo a chiedere la distanza tra due parametri, qui non trovo 200 virgola, qui trovo 200 secchi. Perché noi qui la mappa non l'abbiamo solo georeferenziata, l'abbiamo anche rettificata. Questo è il grande salto in più che si fa rispetto alla georeferenziazione di prima. E questa è la georeferenziazione che va usata nelle riconfinazioni quando si hanno i parametri di mappa. Se no ce ne sono delle altre, quando non sono i parametri di mappa. Quindi noi abbiamo il disegno della riconfinazione, questo è molto utile perché poi normalmente viene anche presentato sulle cause eccetera. Tenete presente anche un'altra cosa, che questo raster qui, la mappa raster che vedete qui sotto, non è più quello originale, attenzione, questo è un altro raster, il programma ha generato ex novo con un
algoritmo di ricampionatura dei pixel, per cui adesso quei quadrati lì sono perfettamente 200x200 metri, capite? Bene, fatto questo, dice, adesso non è come me ne frega qua del disegno, cioè per risolvere la riconfinazione noi dobbiamo fare una cosa, dobbiamo prenderci questi punti qua che il programma ha calcolato e dobbiamo esportarli per andare a fare la risoluzione della riconfinazione. Vedete, c'è un bottone, si chiama punti, che mi esporta questi punti qua. Lui mi dice se vuole esportare tutti i punti oppure solo quelli di inquadramento, solo quelli di tracciamento. Io in genere li esporto in due fasi distinte, per cui esporto quelli di inquadramento. Vedete che il programma gli dà come nome al file, il file è un file di estensione XY, che sono coordinate est nord, e poi gli dà il nome della mappa, il nome del raster, e poi gli aggiunge INC, che mi fa capire che sono quelli di inquadramento. Questo file qui, se andiamo a vederlo, vedete, contiene semplicemente l'elenco dei 7 punti con le coordinate est nord. Questi sono gli stimoli fabbricati in inquadramento. Stessa operazione vado a farla con i punti invece del confine di tracciamento. Anche qui semplicemente tra, vuol dire tracciamento, e anche qui il frammento è semplicemente i punti di confine con le proprie coordinate ricavate dalla georeferenziazione. Fatto questo, adesso noi possiamo andare a risolvere la riconfinazione. Ecco, per far questo, diciamo, si usa un altro programma, che appunto è il programma GeoCat, che vi accennavo all'inizio, che è diviso in vari modi. Adesso noi vedremo semplicemente la parte che riguarda la riconfinazione. Qui vedete cosa faccio. Vado a richiamare il rilievo che aveva fatto Carlo Cinelli su questa riconfinazione. In realtà lui aveva fatto un rilievo GPS, io l'ho trasformato in cellula di misura perché magari è un po' più familiare a molti, no? Quindi lui qui ha una stazione al centro, ha tutti questi punti battuti. Se andiamo a fare un doppio clic sulla stazione al centro, vedete qui la stazione al centro ha coordinate 0,0. Quindi questo è un rilievo locale, non c'entrano i punti fiduciari, non c'entra pregevo, non c'entra niente. Questo è un rilievo topografico puro e semplice, partendo da una stazione. I punti battuti, vedete che lui ci ha messo come nota confine, 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 e naturalmente lui quella fossetta che diceva che sembrava essere il confine sul porto l'ha battuta, perché quello sembrava essere il confine sul porto. Se però andiamo giù qui, troviamo anche i famosi 7 punti di inquadramento. Vedete, qui troviamo il punto 3 e il punto 4, che hanno due spigoli, qui troviamo il punto 2 e qui sotto troviamo i restanti punti dei 7 punti di inquadramento, no? Quindi questi sono i punti di inquadramento. Ecco, poi Carlo Cinelli ha detto che in questi casi, cioè dove il confine è ben circondato da punti di inquadramento, il metodo di calcolo migliore da adottare è la autotrazione baricentrica. E allora io qui vedete adesso al programma, vedete, lancio questo bottoncino, l'autotrazione baricentrica. E qui vedete che si apre questa tabellona qua. Questa tabellona qua, se andiamo a vederla, contiene tutti i punti e contiene il calcolo locale. Vedete, qui sono due colonne, est rilievo, nord rilievo. Vedete che la centro ha coordinate 0,0. Tutti gli altri punti hanno coordinate riferite allo 0,0 della centro. Quindi qui noi abbiamo un calcolo locale. E però vediamo anche qui che ci sono i 7 punti di inquadramento, vedete qui abbiamo il punto 3 e il punto 4, se andiamo giù poi troviamo il punto 2 e poi troviamo qua sotto i rimanenti punti 1, 7, 6 e 5. Questi sono i famosi 7 punti di inquadramento. Noi cosa abbiamo fatto poco fa? Quei 7 punti di inquadramento ce li siamo prelevati qui, vedete, in mappa, abbiamo le coordinate mappa e le abbiamo salvate su quel filetto poco fa, no? Quindi adesso qui il programma cosa faccio? Gli dico al programma, bene, importa da file XY, no? E vedete che devo proprio importare il file con trattino int dei punti di inquadramento. Quindi se state attenti, vedete che qui adesso nella colonna est cartografico, nord cartografico, qui nelle 7 righe evidenziate in blu, vedrete che vengono importate le coordinate cartografiche prelevate col GeoMap. Quindi adesso noi abbiamo il nostro rilievo in coordinate locali, però di quei 7 punti abbiamo anche le coordinate mappa e questo ci permette di applicare la autotrazione baricentrica. Allora anche qui, siccome magari spiegarla a voce è molto difficile, invece con una diapositiva si vede molto bene, no? Credo che molti di voi sapranno com'è una autotrazione baricentrica, però magari lo vediamo in questa animazione. Qui praticamente la situazione nostra è questa. Noi abbiamo un rilievo locale, cioè il rilievo ha coordinate 0,0 sulla 100. L'orientamento
il nodo locale, ovviamente, dove io ho posto lo zero del cerchio bimutale, quello è il nodo locale. E io quindi, se faccio il calcolo del mio rilievo, ottengo coordinate secondo questo sistema di riferimento locale. Questi sono i miei punti di inquadramento. Adesso qui sono 6 solo, supponete che siano i 7 in realtà dell'esempio, no? E però noi, negli stessi 7 punti di inquadramento, siamo andati a prelevarci col geomappa le coordinate mappa, avendo anche corretto la deformazione della mappa. Ecco, qui si chiama rotocorrelazione perché baricentrica, perché? Perché viene calcolato il baricentro sia nel sistema rilievo sia nel sistema mappa, e poi viene fatta una traslazione e una rotazione. Infatti, se lancio il filmativo, vedete che lui prende il baricentro del sistema rilievo, lo porta sopra il baricentro mappa e poi ruota, e questa è la rotocorrelazione baricentrica in questo caso qui. Qui però vedete che, infatti, questa è quella che per lui Cotani chiamava baricentrica pura. Perché baricentrica pura? Perché, vedete, fa coincidere i baricentri. Però qui nasce un problema, perché se io faccio coincidere i baricentri, posso trovarmi che un punto di inquadramento ha uno scarto molto basso, mentre un altro punto di inquadramento ha uno scarto molto alto. E allora non è ottimale questo calcolo qui, perché non va a ottimizzare i punti di inquadramento alla stessa maniera. E allora ne è stata, diciamo, studiata un'altra, si chiama rotazione rigorosa ai minimi quadrati, vedete, la vediamo qui. Il concetto è sempre lo stesso, no? Perché io qui prendo sempre il rilievo svolto trago sulla mappa, però vedete che qui non vado più a far coincidere i baricentri. Vedete, i baricentri qui non combaciano più, vado a fare in modo che gli scarti sui punti di inquadramento siano i più bassi possibili. Questo è come se io prendessi il mio rilievo, lo plotto sul lucido in scala 1-2000, poi prendo il lucido, vado sopra la mappa e faccio in modo che su quei 7 punti gli scarti siano i minori possibili. Questo è proprio l'algoritmo di calcolo visto in senso figurativo, ed è quello che adotta il programma. E allora adesso noi lanciamo il calcolo. Il calcolo esce questa mascherina, no? Qui si apre una parentesi, però, perché qua Drago dice: vuoi tu applicare il modulo di deformazione, cioè la variazione conforme di scala? Allora, Carlo Cinelli stamattina ha detto sì, va applicata. Io adesso però lo parcheggio un attimo questo discorso, perché lo capiremo fra un attimo, e procedo con il calcolo, no? Qui, allora, vedete, c'è il bottone calcola, e qui adesso vedrete che in queste colonne scarto est di calcolato, scarto nord di calcolato, sono tutte a zero. Appena io premo il bottone calcola, qui ottengo i valori. Adesso il programma cosa ha fatto? Ha preso il rilievo, l'ha rototraslato sulla mappa, come avete visto nella diapositiva. Naturalmente, sui 7 punti di inquadramento ho gli scarti, perché lì calcolo gli scarti, no? E quindi vedete che gli scarti sono molto buoni, perché ho 8 cm, 17, qui ne ho un centimetro, 4, 3, 3 qui, e il punto che scarta di più, accennava stamattina anche Carlo stesso, è questo qui, il 5, che ha uno scarto di 31 cm, che è già buono, perché abbiamo detto che poi il graficismo sono 50, quindi. Però diciamo che è importante valutare gli scarti, no? Supponete ad esempio che io di questi 7 punti ne avevo 6 con uno scarto di 10-20 cm, e poi improvvisamente il settimo punto aveva uno scarto di 1,30 m. Cosa farei in quel caso lì? Intanto diciamo, da cosa può dipendere che quel settimo punto lì solo lui ha uno scarto abnorme? Le cause sono solo due, non ce ne sono altre. La prima è che ho sbagliato a rilevarlo, ho scannato a rilevarlo io, ho sbagliato a registrarlo, ho sbagliato, e quindi quello devo escludere in maniera più assoluta, e semmai devo tornare lì, devo ricontrollare, capire se c'è un errore, eccetera. Se sono sicuro che io l'ho battuto correttamente, allora vuol dire che quel punto lì è stato inserito male in mappa, e quindi è da eliminare, perché se no quell'unico punto lì che scarta molto mi rovina completamente, diciamo, inficia completamente il lavoro. Supponiamo che volessimo scattare questo 31 cm, anche se non è il caso, ma qui vedete, basta scrivere NC in questa colonna, vedete, se io qui ho scritto NC, qua, vedete, e a quel punto lì il programma, se rilancio il calcolo, NC vuol dire non calcolare, non tiene più conto di quel punto là, e quindi mi tiene conto solamente di quelli buoni. Questo è la cosa che vedete, una semplicità
Naturalmente io qui esaspero sempre queste differenze, no? Perché è un 1 per 1000, quindi sono quasi coincidenti, ma è per far capire, no? Se io adatto la mappa a rilievo, qui vedete, io il confine l'ho sovrascritto con questa linea rossa, perché se io adatto la mappa a rilievo vuol dire che io espando la mappa finché i 7 punti di inquadramento vanno perfettamente a coincidere con i 7 punti rilevati. Quindi adesso io la mappa l'ho adattata a rilievo su quei 7 punti. Quindi notate che il confine si è spostato perché subisce questo adattamento di scala. Ecco, questo è l'adattamento tra mappa e rilievo. Poi invece appunto c'è chi dice che va fatto il contrario, che va adattato il rilievo alla mappa. Ieri a Benevento lo dicevano parecchi. In genere lo dicono quelli del sistema del territorio questo, no? Perché sarebbe esattamente la proposta di aggiornamento. Cioè quando voi fate la proposta di aggiornamento con Pregeo, voi adattate il rilievo alla mappa. Ma lì c'è una logica, no? Quello dico, tu mi fai questo adattamento, poi siccome mi presenti il livello di Pregeo che contiene le tue misure effettive, poi io tramite queste tue misure effettive andrò a fare la ricomposizione cartografica, che io ne sento parlare da un bel po' e speriamo che un giorno vedremo questa. Ecco, però allora chi vede, fa questo adattamento, vede che cosa fa? Rimpicciolisce il rilievo fa lui a deformarsi e va ad adattarsi sui 7 punti di mappa. Questo naturalmente nelle ricombinazioni non va fatto assolutamente. Ecco, questo è il problema. Quindi adesso io ho lasciato questa opzione qui, il calcolo l'abbiamo fatto, possiamo tranquillamente chiudere la tabellona. Andiamo di nuovo sulla frazione 100, che adesso vedete che la frazione 100 non ha più coordinate 0, 0, ma ha coordinate mappa, perché lui ha preso il rilievo e l'ha autotraslato sulla mappa. Però attenzione, il rilievo è rimasto inalterato, cioè la geometria del rilievo è rimasta perfettamente rigida, non è cambiato di un millimetro il mio rilievo, è stato solo preso, ruotato e traslato sopra la mappa, perché noi la variazione di scala invece andiamo ad applicarla alla mappa, ok? Quindi qui adesso vedete, con questo bottoncino apro la tabellina dove vado a metterci i punti di confine. I punti di confine sono quelli che noi abbiamo prelevato con il GeoMap prima, con queste coordinate mappa. Adesso vedete, li importo dal famoso filetto che ci eravamo salvati con trattino tra. Queste sono le coordinate mappa dei punti di confine. Però qui notate che sono altre due colonne, essere ricalcolato e non ricalcolato. Perché adesso io qui cosa faccio? Vedete, con questo bottone applico la variazione di scala. Cioè adesso qui lui ha espanso la mappa, l'ha portata a coincidere con i 7 punti rilevati. Vedete che allora qui il valore di mappa che io ho prelevato con GeoMap, pur avendo corretto la deformazione della mappa, qui è 33.949,12, qui è lo stesso valore, 0,06. Ci sono 6 centimetri di differenza. Vuol dire che la variazione di scala in questo punto qui ha inciso per 6 centimetri. E questo vuol dire andare a favore della precisione. Quindi adesso i calcoli verranno fatti su questi valori variati di scala. Il programma qui vedete poi mi calcola il tracciamento e mi dice angoli e distanze che devo applicare alla sezione 100 per andare a picchiettare il confine. Naturalmente questi sono angoli riferiti sempre all'orientamento di campagna, quindi io oriento su quel punto, con gli angoli e distanze picchietto il confine. Se invece, come succede spesso, lo strumento preferisce avere coordinate cartesiane, faccio il calcolo, il programma ti dà XY, tu imposti sullo strumento XY e vai a picchiettare il confine. Quindi questo è questo calcolo. Poi, allora qui vedete, il programma fa una cosa molto interessante, perché i punti di confine li accoda al libretto. Qui questi non c'erano prima, mentre invece adesso sono stati inseriti nel libretto. Quindi c'è anche la vostra correlazione. E qui la cosa interessante è il disegno. Il programma qui crea un disegno di riconfinazione, della riconfinazione su CAD, dove vi fa vedere la doppia linea. Cioè questa linea nera era appunto la linea che ha rilevato Cinelli e che era la fossetta originaria che sembrava essere il confine sul porto. Questa linea qui invece rossa è la linea di impianto ricavata a mappa di impianto con tutti questi calcoli che abbiamo fatto. Veramente poi lui diceva che qui non c'era problema perché le differenze erano di 40-50 cm, tanto vedete che il confinamento andava una volta a favore di uno, una volta a favore dell'altro confinante, per cui diciamo di fatto lui ha verificato che la fossetta sul posto rispettava ancora il confine della mappa di impianto e quindi non c'è stato luogo a nessuna causa, a nessuna controversia,
Sapete che non succede sempre così, perché nel Veneto io ho visto cause per 50 centimetri che vanno in Cassazione, no? Prendono 20.000 euro di avvocati, perché magari la zona è diventata edificabile, anche una fetta di 50 centimetri comincia a diventare interessante come valore, poi dopo c'è il problema del contadino Veneto, l'uno, che se li tocchi, ti ammazza. Va bene, comunque questo penso succeda anche in altre parti. Ecco, questa allora è, abbiamo visto la ricofinazione mappa rilievo, poi Capo Cinelli vi ha parlato anche delle ricofinazioni rilievo-rilievo, cioè qui vi ho fatto vedere un secondo esempio dove lui aveva un frazionamento presentato da un collega precedentemente e doveva appunto rilevare dei punti confine da quel frazionamento. Il programma chiaramente risolve anche queste casistiche, per esempio qui. Adesso io richiamo il rilievo che ha fatto Carlo, no? Questo è un rilievo GPS, il rilievo che ha fatto lui, dopo lui vi ha fatto vedere che ha purtroppo dovuto rivisitare il libretto di Pregeo prelevato in catastro dell'altro tecnico, e quindi qui proviamo a vedere che una volta che ha tutti e due i rilievi, vi permette di calcolarli, quindi calcolo il rilievo mio di riconfinazione, calcolo il rilievo precedente che è la confinazione, poi vedete qui c'è un bottoncino che dice sovrapposizione di due rilievi, qui vedete la sovrapposizione viene fatta ovviamente su punti in comune, lui qui i punti in comune ha usato i due PF e poi un terzo punto che era stato battuto sia da lui sia dall'altro tecnico, naturalmente qui i PF non hanno un valore. No, il nome può essere, io dico come si chiama il mio rilievo, come si chiama l'altro rilievo. In questo caso ovviamente i PF sono gli stessi, per cui il nome è lo stesso, ma volevo dire che qui i PF non hanno un valore catastale, non hanno un valore pregevo, qui è solamente che lui ha ribattuto quei due punti lì. Quindi il programma, avendo tre punti in comune, è in grado di fare la sovrapposizione. La posizione la fa, vedete, con questa tabellona qui, che è abbastanza simile a quella di prima, qua all'inizio vedete mette i tre punti in comune che hanno le coordinate sia in un rilievo sia nell'altro, poi invece qui sotto ci sono tutti i punti del primo rilievo, se andiamo giù di parecchio, poi troviamo tutti i punti del secondo rilievo, e naturalmente qui viene fatto il calcolo di prima e viene rotto traslato un rilievo sull'altro. Qui vedete mi chiede se vuole applicare la deformazione di scala, qui va applicata. Non va applicata perché qui non sono tra mappa e rilievo, qui sono tra rilievo e rilievo, cioè tra realtà e realtà. Quindi non può esserci variazione di scala, quindi va tolto quello punto lì e di fatto invece la modulo di deformazione è 1,00 secco e a questo punto vedete che lui ha preso tutti i punti del secondo rilievo e li ha rototraslati nel primo. E poi naturalmente mi fa un disegno CAD, anche questo interessante perché mi fa in due colori, i punti in rosso sono il rilievo dell'altro tecnico, quelli in blu sono il rilievo di Carlo Cinelli e qui poi probabilmente potrei anche andare a valutare per esempio le differenze, vedete, sui due PF, sul PF in comune, e vedere che qui c'erano 9 cm di differenza che è uno scarto accettabilissimo. Ecco, questa è la risoluzione, diciamo, delle riconfinazioni di rilievo. Poi, diciamo, Carlo Cinelli e forse neanche Leonardo Morandi non parlano mai dell'apertura a terra multipla, che invece, per esempio, in Veneto viene usata abbastanza, con anche la correzione di orientamento, ecco, però il programma risolve naturalmente questi casi, ma tempo non ce n'è più. Io adesso vi rubo solamente un minuto di orologio di commerciale.